Grazie. Io oggi ho sentito parlare i candidati sindaco. Queste persone non hanno niente da invidiare a tanti parlamentari che ogni giorno stanno lì in Parlamento, di altre forze politiche, ma anche dei nostri parlamentari. Queste persone si vede benissimo che hanno capito qual era il problema della vecchia politica. Il fatto che la vecchia politica si era totalmente dimenticata di quali fossero i nostri problemi e di quali fossero i problemi dei cittadini. Ha dimenticato una sola cosa, probabilmente. Il fatto che se tu in campagna elettorale porti avanti un programma, il giorno dopo, se vieni eletto, lo devi realizzare. E purtroppo fa notizia se oggi c'è una forza politica in questo paese che si sta ancora prendendo la briga di realizzare il programma il giorno dopo le elezioni. Fa notizia perché non ci eravamo abituati. Non eravamo abituati a forze politiche che facevano quello che dicevano, ovvero forze politiche credibili. E io credo che abbiamo di fronte forse l'unica forza politica credibile di questo paese. Ed è per questo che io oggi qui non sono venuto a parlare degli altri. Io non sono una persona che parla degli altri, non me ne frega niente degli altri. Se veramente, se è vero che questo movimento vuole andare oltre, allora io dopo un anno in Parlamento devo venire qui a rendere conto a voi di cosa abbiamo fatto, dei fatti del Movimento 5 Stelle. Non sono venuto a parlarvi male degli altri. Perché se esistiamo vuol dire che gli altri per noi già non esistono più, non sono più un interlocutore. Il Movimento 5 Stelle ha questa genesi ed è questa una parentesi che voglio fare. Noi siamo nati come dei meet-up, eravamo dei gruppi sul territorio che mettevano insieme delle intelligenze per portare dei progetti nelle istituzioni e farle prendere in considerazione alle istituzioni. Eravamo convinti del fatto che se un progetto era buono, le istituzioni lo dovevano prendere in considerazione. Purtroppo non è andata così. Abbiamo fatto il primo VDEI, una proposta di legge di iniziativa popolare, 500.000 firme in un giorno. Mai più condannati in via definitiva in Parlamento, e purtroppo ci sono ancora, mai più una legge elettorale senza preferenze, quella che stanno facendo ce l'è ancora. Limite di due mandati, è semplice signori, se tu ti fai eleggere in un'istituzione e il giorno dopo pensi a come farti rieleggere tra 5 anni per fare la tua carriera politica, il programma elettorale e i problemi dei cittadini te lo dimentichi per forza, perché invece del consenso cominci a cercare i voti, che sono due cose completamente differenti tra di loro. Abbiamo fatto un referendum per abolire il finanziamento pubblico all'editoria, che è la droga dei giornali e dei quotidiani ogni giorno, che prendono finanziamenti su discrezione di questo o quel partito e quindi quel giornale è riconoscente a questo o quel partito. Tutte queste proposte che abbiamo fatto negli anni si sono sempre scontrate contro un'istituzione che era un muro di gomma, non ci hanno mai ascoltato. Io vengo dalla terra dei fuochi, quanti piani di smaltimento dei rifiuti alternativi gli abbiamo fatto, li portavamo alla regione di Bassolino, di Caldoro, quindi del PD o del PDL, e a prendersi c'era sempre un poliziotto in assetto antisommossa che con molta cortesia si toglieva il casco, posava lo scudo e si leggeva il nostro piano, e noi gli dicevamo: guarda, siamo contenti che ti piaccia, ma noi vorremmo farlo leggere all'assessore competente. E lui ci diceva: l'assessore oggi non riceve, e non ha ricevuto per 3 anni, finché non ci siamo scocciati e a Milano nel 2009, il giorno di San Francesco, abbiamo fondato questo movimento. E quel giorno abbiamo detto, ed è stato quel giorno che abbiamo detto mai più con nessuno, perché quel giorno che noi abbiamo detto, vi abbiamo dato tutte le opportunità del caso, tutte per collaborare, non ci avete mai considerato, ci avete cacciato dai consigli comunali quando vi venivamo a riprendere, non ci avete mai ascoltato sui piani alternativi per il lavoro, per l'occupazione, per la tecnologizzazione dei servizi pubblici. E allora a quel punto, quando tu crei un movimento, decidi che quelli che ti hanno fatto patire per anni tu non ci vuoi avere più niente a che fare. Ed oggi siamo qui, dopo un anno, in Parlamento, a raccontare l'operato di un movimento che in 3 anni è diventata la prima forza politica di questo paese, con un risultato che non ha precedenti nell'Occidente. 9 milioni di voti in 3 anni. 9 milioni di voti in 3 anni.
E sebbene il giorno dopo l'elezione hanno provato ad ammazzarci in tutti i modi, oggi c'è ancora quel movimento che, come vi dicevo all'inizio, nei loro sondaggi e non nei nostri, continua a crescere e ha già staccato la forza politica di uno che ha fatto il Presidente del Consiglio per 20 anni, l'ha già staccata di 4 punti nei loro sondaggi e si sta andando a prendere la prima forza politica nei sondaggi, secondo le tendenze. Ma sono sondaggi loro. Io ricordo benissimo cosa è successo alle ultime elezioni. Ci davano al 18 e abbiamo avuto il 25,5. Oggi ci danno il 25,5. Fate le dovute addizioni. E io sono qui per semplicemente dirvi che avevamo ragione noi. Avevamo ragione noi a credere che la politica la potessero fare tutti. Avevamo ragione noi che in un paese anormale, se porti delle persone normali nelle istituzioni, stai facendo la rivoluzione. Avevamo ragione noi. E io oggi sono qui a raccontarvi storie di fatti concreti, di nostri colleghi che stanno nelle commissioni e che lavorano, che non vedete magari in TV, ma sono quelli che stanno lavorando per gli imprenditori, per i lavoratori, contro le delocalizzazioni e per mettere insieme soldi dagli sprechi e portarli nella direzione dei servizi al cittadino, che possono essere più riforme, più risorse alle forze dell'ordine, ma possono essere più risorse alla scuola e alla sanità. Di questo stiamo parlando. E allora iniziamo. Vi racconto di un nostro collega che si chiama Mattia Fantinati. Era un imprenditore fino a un anno fa. Era una persona che di politica non aveva mai capito niente. Era un nostro attivista e basta. È entrato nella commissione attività produttive il primo giorno che ci siamo insediati. E lì, quasi per magia, come invece avveniva, come è avvenuto in questi anni, lui non ha dimenticato i problemi che viveva prima di entrare in Parlamento. E così si è ricordato di tutti quegli imprenditori, suoi colleghi, che negli ultimi 3 anni si sono suicidati con una cadenza che è terrificante per la cadenza che c'è stata di suicidi ogni giorno in questo Paese negli ultimi 3 anni. E così ha scritto un emendamento, una proposta, non è nient'altro che una proposta di modifica ad un decreto, in cui c'erano scritte 3 righe, tutte le società, tutte le aziende, imprese che hanno crediti verso la pubblica amministrazione, gli vengono sospese le cartelle di Equitalia finché lo Stato non paga i lavori alle imprese. Che cosa significa questo? Significa che se io ho un'impresa e devo avere dei soldi dallo Stato per dei lavori che ho fatto per esempio ad un comune, se il comune non mi paga, come faccio io a pagare le tasse? Non le posso pagare, però intanto negli ultimi 5 anni abbiamo avuto Equitalia alle calcagna degli imprenditori che aspettavano milioni di euro, migliaia di euro dallo Stato. Un'assurdità, e in questa morsa si sono suicidati centinaia di imprenditori. Ebbene, la proposta di cui vi ho parlato non è ancora una proposta. Oggi, grazie al Movimento 5 Stelle, queste 3 righe sono legge dello Stato. Legge dello Stato. E esistono perché qualcuno è venuto dal mondo reale ed è entrato in Parlamento e si è ricordato di quelli che c'erano fuori prima di entrare. E se questa norma fosse stata fatta 4-5 anni fa, quante vite avremmo salvato? Quante vite avremmo salvato? Poi, io vengo da una città che si chiama Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Ne avete sentito parlare per la Fiat? Una Fiat che per anni ha preso miliardi di euro dallo Stato, si stima intorno ai 70 miliardi di euro. Soldi che sono andati lì per rinnovare i macchinari, soldi che sono andati lì in cassa integrazione in deroga, soldi che sono andati lì per gli ecoincentivi. Quando non sono andate più bene le cose, queste aziende se ne sono andate, si sono quotate in borsa a Londra, a New York, hanno messo le sedi legali in Olanda, hanno delocalizzato scaricando gli operai, scaricando anche i funzionari di quelle aziende che oggi stanno in cassa integrazione in deroga e che stanno facendo morire tutto il circuito produttivo, perché se un operaio non spende, chiude il commerciante, chiude la piccola e media impresa dove andava a spendere. È molto semplice il concetto. Allora che cosa abbiamo detto? Mattia e Davide Crippa scrivono un emendamento, sempre di 3 righe, che è scritto così come ve le sto dicendo. La legge è questo. Non crediate che la legge è qualcosa di complicato. Così come ve li sto enunciando, così entrano nell'ordinamento giuridico di questo Paese. Beh,
tutte le aziende italiane che delocalizzano in Brasile, Turchia e così via, nei paesi esteri, e hanno preso finanziamenti pubblici dallo Stato, devono restituirli negli ultimi 5 anni. E questa proposta come quella di prima non è una proposta, è legge dello Stato, grazie al Movimento 5 Stelle e non grazie a tutti quegli scienziati della politica che abbiamo visto alternarsi a Palazzo Chigi in questi anni, come i bocconiani che dovevano far risorgere questo paese e lo hanno ridotto in mutande per le loro logiche assurde di austerity e di innalzamento delle tasse. Abbiamo Roberto Fico, voi lo conoscete, il nostro presidente della commissione di vigilanza RAI. Roberto è uno che si è messo con i bilanci della RAI in mano e si sta guardando tutte le voci degli ultimi 20 anni e ha scoperto che c'è una cosa che tutti conoscete e che tutti pagate, ma non sapete di pagarla, che si chiama forum o meeting di comunione e liberazione. È una cosa che conoscete tutti, perché ogni anno nei TG c'è un servizio enorme su una cosa che non capiamo perché è così importante, ma dove va a sfilare sempre il Presidente del Consiglio, vanno a sfilare i ministri, tutte queste persone qui. E noi non riusciamo a capire perché la RAI ne parli in maniera così assidua, costante, con certa attenzione. Poi scopriamo che la RAI aveva acquistato i diritti del meeting di comunione e liberazione per averlo in esclusiva a 700.000 euro all'anno, neanche fosse la partita Italia-Brasile dei mondiali che si stanno per giocare. E che cosa faceva? Il meeting, che è una cosa fallimentare che nessuno si fila, si finanziava con questo escamotage dell'acquisto dei diritti. Roberto ha scritto 2 righe al presidente della RAI dicendo: guardi, se lei continua così io la denuncio alla Corte dei Conti per danno erariale. Dopo pochi giorni il presidente della RAI manda una lettera a Roberto Fico: non sussistono più i presupposti per questo appalto. Quindi scusateci tanto se non vedrete più il meeting di comunione e liberazione, ma è colpa nostra, perché probabilmente non si reggerà più in piedi dopo quello che gli abbiamo tagliato. E questa roba qui non l'hanno fatta persone che avevano 20 anni di esperienza, l'hanno fatta gente come questa qui, come quelli che vi apprestate a votare come candidati sindaco, gente che hanno semplicemente l'umiltà di sapere di non sapere, ed è la più grande forza in questo momento, è la forza che ti porta a studiare, che ti porta ad imparare dagli sbagli, ma soprattutto è quella forza che ti porta a cercare di fare qualcosa e non stare sempre a dire non si può fare. Ed è sul non si può fare che vi voglio raccontare una cosa che invece mi riguarda direttamente. Quando io sono stato eletto vicepresidente della Camera, io e Riccardo Fraccaro, che è segretario di presidenza della Camera dei Deputati, siamo entrati in un organo che si chiama Ufficio di Presidenza, è il consiglio d'amministrazione della Camera dei Deputati e gestisce tutti i soldi della Camera. La prima cosa che fa un qualsiasi imprenditore che rileva un'impresa fallimentare, come era la Camera, visto quello che spendeva, è si va a vedere i bilanci. E nei bilanci abbiamo trovato che c'erano 544 milioni di euro di affitto spesi per 2 palazzi che valgono, valore di mercato, 5 milioni di euro. Ora, la cosa che ci è venuta molto, diciamo, spontanea di dire è stato: guardate, non vi possiamo denunciare perché qui c'è l'autodichia, ci sono le immunità, però recediamo da questi contratti e evitiamo di continuare a spendere 32 milioni di euro di fitti all'anno che paghiamo dal 98 ad oggi, anche perché se proprio ci tenete a sti palazzi li potete comprare il primo mese per quello che spendevate prima. Bene, ci rispondono: non si può fare perché voi non vi siete accorti che questi sono dei contratti senza clausola di recesso, che un certo Violante, presidente della Camera, firmò ad un certo Scarpellini, che è questo imprenditore che io chiamo più prenditore che imprenditore, che si fece firmare un contratto nel 98 fino al 2018 senza clausola di recesso. La riunione finì con io e Riccardo che dicemmo: guardate, non finisce qui, lo dicemmo alla presidente Boldrini, ai questori, a tutti quelli che fanno parte di questo organo.
Poco dopo Riccardo si mette a studiare questo caso e capisce che una strada c'era e prepara un piccolo emendamento che è sempre una proposta di modifica di una legge in cui scrive: tutti gli organi costituzionali e enti pubblici che hanno in essere dei contratti eccessivamente onerosi, cosiddetti fitti d'oro, possono recedere da questi contratti, visto la crisi economica, nel 2014 con un preavviso di 6 mesi. Nessuno si accorge dell'importanza di questo emendamento, passa, e grazie a questo noi non solo tra 2 settimane faremo saltare i contratti scarpellini alla Camera dei Deputati che fanno risparmiare 32 milioni di euro all'anno, ma abbiamo scoperto che il giro dei fitti d'oro in Italia vale qualcosa come 7 miliardi di euro e noi abbiamo intenzione di recuperarli tutti e lo faremo con un espediente molto semplice. Noi facciamo le leggi in Parlamento, voi gruppi cittadini fuori ci date una mano, vi prepareremo 2 moduli, uno in cui ci sarà scritto lei, caro sindaco, lo presenterete al comune, alle province e alle regioni, caro sindaco, lei in base alla norma Fraccaro, chiamiamola così, è tenuto a recedere da questi contratti, se non lo fa rischia il danno erariale. Primo avviso. Secondo, se entro 30 giorni non vi rispondono avete un altro modulo che scaricherete da un sito dove ci sarà scritto il cosiddetto esposto per danno erariale alla Corte dei Conti e se la vedono con la giustizia che recupererà i soldi al posto loro. E questa cosa, guardate che non l'hanno fatta quelli che ci ostiniamo a votare in questo paese che hanno 20 anni di esperienza sulle spalle in politica, l'hanno fatta proprio quelli là che di fronte al non si può fare hanno capito che si poteva fare e poi questi che hanno capito che si poteva fare sono andati anche a vedere un po' perché si erano fatte queste follie. Io non credo che un politico decida di dare 32 milioni di euro all'anno di fitti ad un imprenditore così. E allora, quando passò la nostra norma, questo Scarpellini che si vide tradito, come fa la mafia quando vede che i politici non gli sono più asserviti, si vendica, andò a tutti i giornali a raccontare come l'aveva avuto quel contratto e scopriamo che Violante, che è del PD, aveva firmato un contratto a questo imprenditore di 32 milioni di euro all'anno di fitti per palazzi che non erano di Scarpellini, cioè la cosa è andata così. Violante firma un contratto di fitto a questo imprenditore, lui va in banca e dice: guardate, questi mi hanno firmato un contratto di fitto in bianco e io devo costruire da 32 milioni di euro all'anno, io devo costruire 2 palazzi da 5 milioni, me lo date un mutuo? Certamente che te lo diamo e siamo tutti bravi a fare gli imprenditori così, ma quello che abbiamo scoperto è che Scarpellini, quando è andato ai giornali, ha raccontato che in questi anni da lui erano andati tutti i partiti di destra e di sinistra a prendersi voti, soldi e finanziamenti per le campagne elettorali. Ed è così che si sono inventati il sistema delle tangenti legalizzato, utilizzando i vostri soldi e scambiandoli con voti, posti di lavoro e finanziamenti privati ai partiti che, nonostante il finanziamento pubblico sia così grande in questo paese, continuano ad essere erogati a prenderseli i partiti. Allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una forza politica che ha portato la normalità nelle istituzioni e si è inventata anche il modo per portare a casa dei risultati, perché guardate, voi credete veramente che i risultati di cui vi ho parlato qui oggi, che sono 4 su centinaia, che potremo andare avanti fino a stanotte, questi risultati li abbiamo ottenuti col dialogo, parlando con quelli che negli ultimi 20 anni non l'avevano fatto? Credete davvero che sia così? No! Noi, quando siamo arrivati alla Camera, ci siamo letti il regolamento della Camera dei Deputati e leggendolo abbiamo scoperto che c'erano delle falle che permettevano all'opposizione di tenere in aula la maggioranza anche per 7-8 notti. E allora è andata così e funziona così ormai da un anno. Funziona così. Tu non vuoi approvarci questa proposta? Bene. Noi iniziamo il cosiddetto ostruzionismo, ti teniamo in aula la notte, vi teniamo in aula la seconda notte, poi voi la vedete l'età media, noi a prestanza fisica non abbiamo problemi, no? E così succede
E così succede che alla terza notte arrivano da noi e ci dicono: che volete? Diteci che volete, ce ne andiamo a casa. E quel che volete sono le proposte di cui vi ho parlato e che in questo momento stanno aiutando gli imprenditori in difficoltà, stanno aiutando quindi i lavoratori di quegli imprenditori in difficoltà, stanno evitando ulteriori delocalizzazioni. Certo, quella norma deve essere... è solo un palliativo, perché noi adesso dobbiamo andare in Europa e cambiare un'altra norma che si chiama diritto di stabilimento, che è una norma folle europea, per cui la Moca Bialetti, per esempio, che è quella con cui molti di voi fanno il caffè la mattina, la Moca Bialetti ha scritto Made in Italy, ma ha solo gli uffici a Milano e ha tutte le fabbriche di produzione in Romania. E scrive Made in Italy perché c'è una norma europea che si chiama diritto di stabilimento e la dobbiamo andare a cambiare, la dobbiamo andare a cambiare in Europa. Voi avete delle elezioni comunali, voi dovete seguire per capire che cosa faranno queste persone, non i programmi. Guardate, i programmi alle prossime elezioni saranno tutti uguali, perché loro hanno imparato a copiare da noi benissimo. E copiano benissimo, con dei grafici anche più bravi dei nostri, che rendono i loro programmi più accattivanti dei nostri. Non è questo il punto. Il punto è che un elettore che si appresta a votare una forza politica, prima di tutto deve chiedersi se quella forza politica che porta avanti quel programma è credibile, ovvero se quella forza politica ha fatto quello che ha detto. E voi avete di fronte una forza politica che, per quanto avesse bisogno di soldi, lo vedete come siamo combinati, ha rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali perché ve l'aveva detto, e si è dimezzata lo stipendio. Io come vicepresidente della Camera, lo sapete quanto dovrei guadagnare? 20.000 euro netti al mese. Se io li prendessi oggi, veramente non mi ricorderei neanche i vostri problemi e neanche i vostri volti, non potrei stare neanche qui. E così ci siamo dimezzati lo stipendio e l'abbiamo messo sul fondo per le piccole e medie imprese in difficoltà, che fino a prova contraria rappresentano il 95% del tessuto economico del nostro paese. E non si sa perché, o meglio si sa perché, in questi anni le politiche pubbliche sono andate sempre verso l'altro 5% di tessuto economico del nostro paese, che è rappresentato da Fiat e questi grandi poli industriali. Bene, su questo fondo di nostri stipendi ci sono già 5 milioni di euro di stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle rinunciati, che se li mettessimo insieme alla metà solo dello stipendio di tutti i politici italiani, faremo ripartire l'economia con il microcredito alle piccole e medie imprese. E perché parliamo sempre di piccole e medie imprese? Ne parliamo perché prima di tutto era nel programma, e questo è meglio ribadirlo, stiamo cercando di realizzare il programma. E ve lo ripeto, chiedetevi quali sono le forze politiche credibili. Ma perché parliamo di piccole e medie imprese? Perché in questi anni ci hanno sempre fatto credere che o c'era il lavoratore, o stavi dalla parte del lavoratore, o stavi dalla parte dell'imprenditore, e quei due si dovevano sempre fare guerra, e questo gioco l'hanno fatto i sindacati come l'hanno fatto Confindustria. E finché si facevano guerra c'erano due poli: da una parte c'era il polo della cosiddetta sinistra e dall'altra c'era la destra, la cosiddetta destra. Bene, noi abbiamo fatto un altro ragionamento, abbiamo detto: in ogni settore, negli imprenditori, negli operai, nei magistrati, nelle forze dell'ordine, ci sono le persone oneste e le persone disoneste, e noi vogliamo stare con gli onesti, e da allora cominciamo a difendere tutte le persone oneste. Perché se tu difendi un imprenditore onesto, stai salvando anche i posti di lavoro della sua azienda, che è onesta, e viceversa, se aiuti i lavoratori onesti, stai aiutando anche l'azienda. Ora, per approcciarci alle prossime elezioni, poi concludo, sia comunali che nazionali, basta andare a vedere dal punto di vista comunale cosa stanno facendo i nostri sindaci già eletti. Noi non abbiamo bisogno di promesse, perché noi quello che volevamo fare lo stiamo facendo nei comuni dove governiamo. E basta andare a vedere a Mira, dove c'è un sindaco 27enne, Alvise Maniero, che governa un comune di 40.000 abitanti in provincia di Venezia, dove è arrivato lì e non ha trovato niente più, perché quelli che c'erano prima si erano mangiato tutto quello che potevano. E allora ha deciso di fare una cosa:
ha detto: io ho una sola opportunità, mettere insieme fondi europei e far ripartire il turismo in questo comune, che tra l'altro è un comune a grande vocazione turistica. Come ha fatto? È andato all'Università di Venezia e gli ha detto: io ho degli edifici pubblici che non servono a niente, li ho vuoti, non mi servono a nulla, io ve li do gratuitamente, vi chiedo una cosa, che voi mi facciate gratuitamente i bandi per partecipare ai fondi europei. Bene, Alvise, che ha 28 anni, da un anno governa Mira e da 0 euro di fondi europei al comune di Mira, grazie a questo escamotage a costo zero, ha messo insieme già 250.000 euro di fondi europei, che sta investendo nel turismo e che sta dando lavoro a tanti giovani del suo comune. Ancora, Parma. Tutti quanti sentite parlare di decreti salva Roma, salva Napoli, salva Venezia, salva Torino, ci sono decreti da fare in tutta Italia semplicemente per salvare la faccia ai partiti che li hanno spolpati quei comuni. Bene, ma non sentite parlare dei decreto salva Parma. Avevamo 800 milioni di euro di debito quando ci siamo insediati al comune di Parma. In un solo anno lo abbiamo ridotto di 200 milioni di euro e ci apprestiamo a eliminare il debito del comune entro il 2014. E questi non sono promesse, sono numeri che potete andare a vedere. E cosa facciamo a Pomezia, Ragusa, a Semini, dove governiamo e riduciamo il debito dei comuni? Tutti i soldi che mettiamo da parte, prima di tutto paghiamo le imprese che devono avere i soldi, perché è quel meccanismo folle di cui vi parlavo prima. Quindi tu dai di nuovo i soldi alle imprese che ti hanno fatto i lavori e quelle possono pagare le tasse. E secondo, investiamo in dei piccoli progetti per i disoccupati. Significa che un comune, invece di fare mega appalti global service per l'aggiustamento delle strade, delle aiuole, di tutto quello che viene fuori, fa dei piccoli bandi che prende da un elenco di disoccupati coloro che sono i destinatari e li fa lavorare per poco tempo per progetti comunali a lavori pubblici. E lo facciamo con i soldi che cerchiamo di mettere da parte dalla riduzione degli sprechi e del debito. Vi sembrano idee rivoluzionarie? No, sono idee normali in questo paese, devono essere idee normali. Allora basta vedere quello che stiamo facendo per capire di cosa vi stiamo proponendo. Questo movimento vi sta proponendo quello che farebbe ognuno di voi se fosse nei nostri panni. Ed è così che andrà, perché qui in mezzo ci sono sicuramente futuri europarlamentari, ci sono futuri consiglieri comunali, futuri sindaci e futuri consiglieri regionali, perché è questione di tempo e si scioglieranno come neve al sole, perché loro fanno chiacchiere, io vi sto venendo a parlare di fatti, ed è questo l'approccio. L'Europa. Tutti parleranno male dell'Europa, perché stanno guardando i sondaggi. E sanno benissimo, spostati un po' così vedo tutti, sanno benissimo che cosa vogliono gli italiani. Vogliono un'Europa che non sia questa. Quando nei sondaggi chiedi agli italiani cosa pensi dell'Europa, loro dicono: non me ne frega niente, ci ha solo massacrato. Bene, il 65% degli italiani vuole un'altra Europa. Loro che mangiano sondaggi a colazione li guardano e dicono: allora devo parlare male dell'Europa per riuscire a vincere le prossime europee. E qual è il metro? È sempre la credibilità. Voi vedrete quel cosiddetto centrodestra che parlerà male del fiscal compact, di tutta questa roba qui, di quella che ci stanno massacrando. E chi l'ha firmato il fiscal compact? Berlusconi. L'ha firmato lui, c'è la firma lì sotto. Sentirete parlare il PD che vi dirà che bisogna rinegoziare il 3%, il fiscal compact e tutto quanto, e poi lo hanno ratificato in Parlamento, lo hanno votato loro. Allora la credibilità sarà questa. Noi ci dobbiamo rivolgere non a forze politiche che dicono belle cose, ma a forze politiche che devono essere credibili. E tra le altre cose, nella credibilità c'è anche una domanda che ci dobbiamo fare: ma se tu a livello comunale, regionale o nazionale hai governato negli ultimi 20 anni, ma perché oggi mi vieni a dire che vuoi cambiare l'Italia? Lo potevi fare negli ultimi 20 anni e non l'hai fatto. Noi vi chiediamo solo un'opportunità. Vi chiediamo un'opportunità di far crescere ancora di più questa comunità. Vogliamo andare in Europa per rinegoziare
dei trattati che ci ammazzeranno. Il Fiscal Compact ci chiede di mettere insieme 50 miliardi di euro ogni anno a partire dalla legge di stabilità 2014 che si farà a dicembre. 50 miliardi di euro. L'anno scorso si azzannavano l'uno con l'altro perché non trovavano 4 miliardi di euro per l'IMU. È questa la proporzione. Allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che c'è un ministro dei beni culturali, Franceschini, che già sta parlando di privatizzazione dei beni culturali. C'è una ministra dell'istruzione, Giannini, che sta parlando di privatizzazione della scuola. E gli assessori regionali che spingono tutta la sanità verso le cliniche private. Ci sono rimaste queste tre cose in Italia. Dopo che ce le avranno prese, ci diranno pure ve ne potete andare dall'Europa. Qui si dice due mandati e torniamo alla vita comune. Io ho paura che non troverò niente più se non fermiamo queste follie europee alla fine dei miei due mandati. Io tornerò in un paese che non ha più Pompei, non ha più Ercolano, non ha più la scuola pubblica e non ha più la sanità. Questa è la follia che l'hanno creato in Europa. E noi vogliamo andare lì e dirgli Fiscal Compact, MES, il patto di stabilità, tutta questa roba deve saltare, deve essere riorganizzata totalmente. E ci dicono: voi volete il referendum sull'euro? No, il referendum sull'euro è all'ultimo punto e siamo sicuri che se l'Europa in un anno non cambierà, nel prossimo anno non cambierà e non rinegozierà quei trattati, il referendum sull'euro non lo chiederemo noi del Movimento 5 Stelle, ma voi con i forconi in mano sotto Montecitorio, perché non ci resterà niente più. E prima ci svegliamo, meglio è, perché di Europa non sappiamo niente in questo paese, non sappiamo nulla, non sappiamo neanche cosa cavolo stanno facendo i nostri europarlamentari da 5 anni lì. Ed è con questa storia che vorrei concludere. Guardate, io stavo guardando prima dal palco quelle due bandiere che abbiamo lì, c'è la bandiera della pace e la bandiera dell'Italia. Quelle due bandiere sono state il simbolo ipocrita di due forze, di due schieramenti politici negli ultimi 20 anni. C'era la destra che diceva noi siamo per la patria, per la nazione, ai suoi convegni metteva la bandiera dell'Italia sui palchi, salvo poi svenderci alla Merkel, ai francesi e a tutte le lobby europee. E c'era la sinistra che parlava di pace, che faceva i girotondi per la pace, e poi alla fine in aula li vediamo votare 50 miliardi di euro per acquistare un cacciabombardiere F-35 di spese militari che andranno a bombardare qualche paese perché sono dei cacciabombardieri. E la scusa che usano, così ci chiariamo, è: ma quelli danno lavoro. Bene, 50 miliardi di euro per dare 1000 posti di lavoro a Cameri. Fai 50 miliardi diviso 1000 e gli fai vincere il Superenalotto a tutti quanti. È una stronzata, perché non saranno gli operai di quella fabbrica a giovarne, ma le lobby militari americane con i quali si sono accordate per anni. Allora noi quelle due bandiere le abbiamo messe insieme perché quelle due bandiere rappresentano la Costituzione italiana, rappresentano il tricolore, la nostra nazione, e rappresentano l'articolo 11 che rappresenta la pace, che significa, ci spiega come funziona la guerra in Italia, che noi la ripudiamo. La ripudiamo come strumento di offesa, e le nostre forze dell'ordine, i nostri eserciti schierati in patria devono servire solo alla difesa. E allora è così che dobbiamo andare in Europa, con un po' di sano patriottismo, con un po' di sano orgoglio italiano, perché io mi sono rotto le scatole di farmi rappresentare da Iva Zanicchi, Mastella e De Mita. Perché è quella gente che vi sta rappresentando là in questo momento. È quella gente che vi sta rappresentando. E andate a vedere i loro tassi di presenza in Parlamento europeo. Andateli a vedere. Se ci andiamo lì con un po' di sano orgoglio italiano, di sentirci italiani, non c'è niente che ci ferma. Ed è per questo che diciamo: andiamo in Europa per cambiare l'Italia, non andiamo in Europa per cambiare la Germania, come hanno fatto tanti, non andiamo in Europa per cambiare e migliorare le condizioni della Romania, che non aveva i requisiti per entrare nell'Unione Europea, e lo sapevano tutti, e sapevano tutti che le nostre aziende avrebbero delocalizzato in Romania, smantellando il nostro sistema economico. Ma loro hanno fatto uno scambio, perché se andate alla Lenia oggi, la Lenia del gruppo Finmeccanica, andate a vedere a Pomigliano d'Arco quanti operai italiani ci lavorano e quanti rumeni, trovate la maggioranza di rumeni alla Lenia di Pomigliano d'Arco. Hanno fatto uno scambio, Finmeccanica ti dà gli appalti e voi aprite le frontiere per trasferire le nostre aziende lì. E perché avevano interesse?
perché Confindustria ha smantellato il nostro sistema di produzione. Se voi andate a vedere chi è il ministro oggi allo sviluppo economico, è una certa Guidi che ha le fabbriche in Romania, e quella persona dovrà decidere dei vostri soldi come erogarli alle aziende. Andate a vedere chi è il ministro dell'economia di questo governo, è un certo Padoan che è stato al Fondo Monetario Internazionale con delega alla Grecia. E tra l'altro era il consigliere di Giuliano Amato e Massimo D'Alema quando decisero di fare il prelievo forzoso sui conti degli italiani per trasferire soldi allo Stato. Ve li ricordate? Quello era il consigliere economico. E queste persone stanno andando nella direzione che noi non vogliamo. Andiamo in Europa e andiamo a rifondare la Comunità Europea. Guardate che le parole hanno un senso. Oggi si chiama Unione Europea, prima si chiamava Comunità Europea, perché l'idea era quella di una comunità di cittadini e di popoli che mettendosi insieme si davano una mano a vicenda. L'unione è una cosa forzata che sta insieme per forza e è sotto gli occhi di tutti. Diamo 13 miliardi all'Europa ogni anno e ci tornano 8 miliardi di euro di finanziamenti. Di che cavolo stiamo parlando? Che Europa è una in cui tu dai 13 miliardi e te ne tornano 8? Con i soldi che diamo ci abolivamo l'IMU davvero con quello che avanzava e ci restava qualcosa pure per fare qualche altra cosa, qualche altro provvedimento. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un'Europa che ha preferito vedere i greci mangiare cibo scaduto dai supermercati piuttosto che dare lo 0,1% del PIL di ogni Stato per salvare uno Stato in difficoltà. Di che Europa stiamo parlando? Avviciniamoci con questo approccio alle prossime elezioni, non ci facciamo fregare. Io vado a spiegare nelle scuole ogni weekend ai ragazzi come funziona la Camera dei Deputati. Gli spiego che ogni volta che un deputato preme verde o rosso sta decidendo delle sorti del nostro paese, dei nostri soldi e delle sorti delle future generazioni. E invece di guardare i talk show, io lo dico sempre ragazzi, non guardatevi la TV. Non crediate che stiamo discutendo adesso di Job Act e di Senato, non ci sono neanche i provvedimenti, non so neanche cosa dirvi su queste cose, perché non ci sono i testi di legge, è solo una grande televendita. Io gli dico andatevi a vedere l'ordine del giorno della Camera, seguitevi le dirette e vedete uno a uno attraverso un sito che si chiama Open Parlamento cosa votano i vostri dipendenti, perché i parlamentari sono dei dipendenti dei cittadini che devono fare quello che stava scritto nel mandato elettorale che hanno ottenuto con il voto. Ed è questo il cambio di paradigma. È questo il cambio di paradigma. Io non vi posso dire nient'altro. Se non ce la faremo, io non lo so che cosa ci sarà in questo paese, ma se ce la facciamo, se questi ragazzi che in un anno con tutti contro all'opposizione hanno portato a casa i risultati di cui vi ho parlato stasera, ce l'hanno fatta da questa posizione, queste persone al governo di qualsiasi ente, che sia nazionale o sia locale, queste persone in 3 mesi lo cambiano questo paese, perché hanno il buon senso del buon padre di famiglia, della mazzaia, della madre, che la prima cosa che fa è far quadrare i bilanci, far quadrare i conti. Vi dico un'ultima cosa, io mi sono scocciato di stare all'opposizione, perché ho visto il potenziale nostro e ho visto cosa sono loro. Quindi andiamo a qualcosa di più. Andiamo a qualcosa di più in questo paese. Non ci accontentiamo dell'opposizione. Tutto quello che potranno fare questi ragazzi che non è una questione anagrafica, è una questione di spirito, lo potranno fare sicuramente dall'opposizione. Lo potranno fare se non li eleggerete nei consigli comunali, perché di questa gente non vi liberate, perché il movimento esiste al di là delle elezioni, a differenza loro che aprono le sedie a 2 mesi e scompaiono il giorno dopo. Lo potranno fare anche dal governo dei comuni, delle regioni e del paese. A voi la scelta. Grazie. Ragazzi. Ciao la pelle d'oca, grandissimo Luigi, penso che un discorso del genere veramente ti riempie di tanto coraggio e di tanta speranza. Mi raccomando, vorrei anche che tutti gli altri ragazzi venissero qui, perché ci facciamo la foto ricordo. A noi, io direi, con uno slogan possiamo dire a noi la scelta. Grazie a tutti, vinciamo noi.